Eccolo qua. Che uomo. Un gradevolissimo misurino. È molto importante, prima di iniziare a cucinare gli albumi ed farci il nostro pancake. Non farlo, guarda che mi incazza, sì. Ti arriva una sberla. Ti arriva una sberla, smettila. Va fatto l'assaggio della farina. Dai. Adesso non ci devi più parlare. Te ne sei messo troppo. Farò un video di merda. Un video molto... Veramente molto bello. Ah, Danny, forse dovrei stoppare. Stop. Ma l'hai presa troppa, sei proprio un coglione. No. Che buono. Ho la fame in bocca. Ciao, ma che video... Perché sei conciato da cretino, Danny? Semplice, perché noi siamo cretini, in primis. Ma dovevi dire ciao, sono Danny. Ciao. Benvenuti nella mia cucina. Ferma. Ciao, sono Danny e benvenuti nella mia cucina. Chef Danny oggi vi mostrerà come preparare... La colazione, perché un sacco di voi mi scrivono... Danny, ma come la colazione? Come si fa quello? Come si fa quell'altro? Quell'altro specialmente, perché quello bene o male lo sanno fare tutti, ma quell'altro non si sa mai come cosa si fa. Cosa mangiate voi a colazione? Sì, può un bodybuilder fare una colazione non solo sana, ma anche sfiziosa e buona? Un cazzo! E noi però, no, questa non la si mette, ci mettiamo... Può fare la cosa lì che ho detto, sana? Sì, si taglia tutto. Certo che può farla sfiziosa. E il denuncio vostro vi insegnerà come fare. È qui per mostrarvi come. Come? Facciamo vedere, ragazzi, che cosa abbiamo preparato. Azione, eccoci qua. Quali variabili abbiamo noi qua per la vostra colazione? Perché la mia e la sua, di quella che è là dietro, è sempre la stessa e fa schifo ogni giorno. Ma per voi abbiamo preparato un sacco di delizie, delle cose gourmet. Si dice gourmet? Sì. Gourmet! Perfetto. Vedremo in primis i pancake. In secondis vedremo lo yogurt greco aromatizzato, per chi può permettersi i latticini. E fiocchi d'avena, quelli che da cartone, che non sanno... Quelli che non sapete mai come cucinare. Io ho già preparato l'impasto per i pancake, che è molto semplice. Basta prendere, guarda qua. Tu lo so che mi scrivi, Danny, ma l'albume va consumato a crudo? Chi sei, Rocky Balboa? No, va consumato a cotto, sempre. Non lo puoi bere come se fosse della Fanta. Assolutamente no, ragazzi, va cotto. Quindi, come si fa un buonissimo impasto? Attento che fa cadere la roba dal tavolo. Romperò tutto nuovamente. Un gradevolissimo impasto per fare il pancake. Ciotola, ci versiamo l'albume. Che ne so, vogliamo farci due pancake da 150 grammi. Perfettissimo. Buttiamoci 300 ml di albume. Prendiamo questa gradevolissima avena aromatizzata in farina. Dimostri che avena è farina. Vede? Eccola qua. Questa è ragazzi, è l'avena istantanea o farina d'avena. Brava, è meglio. Mettiamo il nostro peso necessario, quindi che so, io l'ho già fatto, 1, 2, 3 misurini fino ad arrivare a 90 grammi, perché no? Quindi per 300 ml di albume tu metti 90 grammi. In questo caso. I ragazzi possono abbondare, oppure possono stare in deficit, a me non me ne cura un cavolo. Fate l'impasto, lo frustate bene con la frusta elettrica se siete persone facoltose come me. Se invece siete dei poverini che abitano nei garage, usate una forchetta normalissima. Questa è la risultante, guardate com'è bello, cremoso e fatto bene. Un'altra cosa non ho fatto perché sono distratto. Accendere le creperie, crepes, guardate cosa sono. Eccole qui, padelle antiaderenti per versarci il nostro impasto. Quando i padellamenti sono caldi, verseremo il nostro prodotto, il nostro impasto. Mamma che buono! Eccolo qua. Il momento è catartico. Sì, vedete il pancake come scivola, come slitta, eh? E allora è il momento del giramento. Ma vieni! Eccolo qua il nostro pancake. Questo pancake può essere anche condito in diverse maniere, non con il sale e il pepe sciocchino, ma potete metterci del burro di arachidi, cosa che avrei fatto anch'io se non fosse stato consumato tutto ieri sera. Sì, ma lo dici come se fosse colpa mia? No, lo dico come se fossi io il coglione. Ok. Adesso bollente, può essere o consumato così, quindi albume e farina d'avena aromatizzata e basta. È un po' più buono dell'albume normale, sì. Ma molto meno buono del pancake con il burro di arachidi e magari qualche bella strisciatina di miele. Vero, Cherry? Ma è forse l'unico modo per fare un gradevolissimo pancake? Certo che no, c'è un altro modo che a me piace tantissimo, tra l'altro, e domani mattina vorrei proprio mangiare così. E allora te lo farò, mia piccola ciliegina.
Mi permetto di dirle che ha lasciato la credenza aperta. Mi scusi, buon uomo. La seconda variabile per il pancake è quella da microonde, estremamente veloce, ma altrettanto efficace. Ma ricordatevi sempre di accendere il bilancino, se no andate a cazzo, come vado io la maggior parte delle volte. Eccolo qua. Stesse grammature, stessi ingredienti. Occhio al bilancino sempre. Sì, ma guardalo magari. Hai ragione. Wow! 300 ml, che sono 380 perché sono... Ancora? Pulisci tu dopo, eh? No. Come no? Tara, che non è la mia ex, ma è quando proprio... Beh, lo sapete cos'è la tara. In questo caso, usare la frusta elettrica è sconsigliato, perché il recipiente è minuto. Il nostro impasto è pronto. Eccolo qua, guardate, si avvicini. Vedete? Sì, c'è qualche piccolo grumetto. Ecco, nel vostro caso cercate di non avere grumetti perché io non ho palle, ho fretta, devo fare. Tanto lo devo mangiare io, che se frega. Mm-hmm. Adesso questo finirà dritto dritto in microonde e vi direte: Danny, che cos'hai in mano, sciocchino? Beh, questa è la più grande invenzione del... È bagnata ancora. La più grande invenzione del secolo, perché questo vi permetterà di non lavare il microonde per anni e anni e anni e anni. Ci siamo accorti, dove è andata? Eccola qua. Ci siamo accorti che quando mettevamo in microonde l'albume, esso scoppiettava. Sì, perché l'albume ha questo, sì, questa particolarità. Distribuendosi microonde... in tutte le pareti. Esatto. Ha un'altra cosa importante, cercate di togliere sempre le cosate metalliche. Da quanto sono sciocco. Allora, infileremo nel pertugio il prodotto. Esso verrà coperto con il coperchio. È proprio bello il nostro microonde. È molto estetico. Tutto qui? Tutto qui, 3 minuti e 30. Dopo cosa fate? Siccome esso si gonfierà come una torta, diventerà veramente pieno, tozzo, gonfio. Alzate un attimo il coperchio. Esso si ridimensionerà, ok? Quindi il nostro panettone diventerà di nuovo in forma piccola. Lo ricoprite con il coperchio e gli date, che so io, un altro minuto e mezzo o forse due. In modo che si cuocia bene. Bene, perché sennò rimane bello fuori, ma dentro magari, tutto, un po' crudo. Finché non ci si libera il microonde, passeremo allo yogurt. Eccolo qua. Che yogurt impertinente. Verrà presto mangiato. Yogurt, ragazzi, è la cosa più semplice che potete fare la mattina. È proprio di una velocità estrema. Sempre ammesso in un concesso che voi non siate intolleranti ai latticini. Esatto. Eccolo qua. Mettiamo il peso. Buono. 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 Allora, questo è quello per Cherry, quindi abbondiamo. Grazie, amore. Lei avrebbe 130 grammi, ma noi che siamo avari gliene diamo ben 200. Ed eccolo qui, 215 per il mio cucciolino. Guardate com'è gradevole, ok? Sembra buono, ma non lo è. Allora, cosa possiamo fare per renderlo più dolce, visto che ha lo stesso gusto del pastone per i maiali? Noi potremmo metterci... Non è vero. È vero. Degli agevolissimi tic, ok? Quindi, a piacere, che so io, qualche goccia, o anche dei gradevolissimi flap drops al gusto, che so io, mango, cocco, ananas, cioccolato, vaniglia, caffè, vaniglia, chi più ne ha, più ne metta. Questo yogurt è semplice, questo yogurt è base, ma noi possiamo spingerci oltre. Possiamo spingerci oltre facendo cosa? Buttandoci dentro... delle mandorle. Ma se io voglio variare, perché alzerei di troppo i grassi con le mandorle, cosa posso fare? Sto cercando magari un carboidrato leggero, di quelli sfiziosi, senza alzare i grassi. Il riso soffiato. Potete scegliere se infilarci dentro le mandorle, magari le tritate, ok? Belle sgranigliose, come nelle torte, delle buttate, che so io 10, 15, 20 grammi in base alle vostre esigenze. E lo stesso il riso soffiato, ok? Lo buttate dentro, mescolate dopo averlo dolcificato e... ve ne fate gioia. Adesso passeremo all'avena, ma quella in fiocchi, che fa schifo. Ha finito il micro. Fai vedere. Vedete come si è gonfiato? Adesso aspettiamo che si sgonfi. Ai. Distruggendo mezza cucina. Sì, colpa mia. Ok, miei giovani pionieri della colazione, adesso passeremo all'avena. Fiocchi d'avena in questo caso.
questi sono ostici, un sacco di voi si lamenta, mamma mia che cattivi, oddio sono da cartone, come si fa, come non si fa? Voglio farmi, che so, 50 grammi di fiocchi d'avena. Presti attenzione nella cucina, perché non sono qua a far saltare i canguri. Per cucinarli al meglio, gli versiamo un goccio d'acqua. Ecco qua, io sempre acqua di Yamamoto. Nutrition. Mescoliamo un po' i nostri fiocchi. Ragazzi, basta veramente un goccino di acqua, proprio poco poco poco. Dolcifichiamo a piacere, che ne so, diamogli 3-4 boccettine di tic. Una, due, tre, quattro boccettine. Mescoliamo nuovamente. In questo caso io consiglio sempre di lasciare riposare un po' l'avena nell'acqua, diciamo per qualche minuto. Quindi magari mentre vi fate il caffè, o che ne so, vi guardate Instagram, mi mettete il like alle foto, guardate le mie storie, la lasciate riposare un pochino. Una volta che essa ha riposato, sì, così si ammorbidisce un po', ragazzi. Sì, perché il discorso è che lei deve impregnarsi un po' d'acqua. Esatto. Perché poi dipende anche un po' dal tipo di avena, perché i fiocchi non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni di molti più duri che assorbono molto meno l'acqua, che hanno bisogno di rimanere un po' più a mollo. Invece altri, tipo questi, che invece l'assorbono molto velocemente. Sì, esatto. Dopodiché? Dopodiché questi li metteremo in forno a microonde. Io gli do solitamente un minuto e mezzo, massimo due. Siamo pronti? Perfettissimi, siamo pronti, abbiamo finito tutto. Spero che per voi siano passati solo 10 minuti, perché per noi è stato uno di 6. Allora, esagerato. Vi spiego bene tutto quello che abbiamo fatto, perché non è che tutta sta roba qua bella mangiata a colazione. Queste sono le variabili. In realtà noi ce la mangeremo tutta adesso. Ogni singola colazione prevede sia una quantità di carbo, che di grassi, che di proteine. Allora, partiamo con il più semplice magari da fare, che è lo yogurt greco. Eccolo qua, che può essere consumato solo yogurt greco bianco, leggermente dolcificato come preferite, oppure abbinato a, in questo caso, le mandorle, vedete che la c'è di semenze delle mandorline, sì, tritate, oppure al gradevolissimo riso soffiato. Ok. E questa è una colazione, quindi mettiamola qua, yogurt con mandorle o riso soffiato. Altra variabile, albume, in questo caso sempre cucinato al microonde ma bianco, quindi solo albume, non è male, fidatevi. Lo metto... A me piace, ragazzi, c'è anche chi lo fa dolce, magari ci mette un po' di tic, non è il mio caso, perché mi piace naturale, però semplice, solo albume, in questo caso non c'è nient'altro, quindi esatto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci magari abbinato l'avena che abbiamo visto prima, esatto. Eccola qua, questa è l'avena, molto buona. Perfetto, un'altra colazione. Ovviamente poi, ragazzi, voi le uova così non le abbiamo fatte al microonde, ma ve le potete fare strappazzate nella padella antiaderente, sì. Potete metterci il rosso se volete. Alzare aggiungere i grassi, potete anche farvi l'avena istantanea a parte in uno shaker e prenderla. Ovviamente le variabili le vedete, sono voi. Infinite, esatto. Pancake tutto in uno, questo qua c'è albume, avena aromatizzata, il gusto che preferite, in questo caso che vedete questo schifo, una porta, lo è so buono, che è si gonfia, sembra un tortino. Questo è buonissimo, anzi ve lo faccio vedere in diretta, ve lo taglio, questo qua dopo ve lo mettete in una vaschetta, potete anche portarlo via. Esatto, vedete? Si mantiene morbido per più giorni anche, Si mantiene morbido per più giorni, guarda che bello, questo è ancora fumante perché l'abbiamo appena fatto. Brutto da vedere ma buono da mangiare. Sì. In quest'altro caso i pancake, i classici pancake. Classico. Stesso ingrediente dell'altro, quindi albume e avena aromatizzata, però qua potete farcirlo a vostro piacere, lo aprite. Ok, si era incollato, no, non sembra importa. Una pizza. Mettete una piadina. Un buonissimo burro di arachidi. Un filetto di miele, lo chiudete e viene uno spettacolo. E siete dei signori. Dei signori, veramente. Ok, questo video è tristemente finito. Spero di non aver fatto confusione, di aver risolto qualche piccolo dubbio, qualche dilemma, cosa faccio, cosa non faccio. Le ragazze a casa si staranno chiedendo se cucini sempre così. Cucino provocante. Sempre così, nudo. È giusto che la vostra donna in cucina sia provocante? Assolutamente sì. Io sono la ragazza sexy della casa, provocante e ammiccante. Mi si è visto.